La festa di primavera a Davoli Marina. Si è svolta dietro la struttura della parrocchia San Roberto Bellarmino la festa di primavera giunta alla sua seconda edizione. Nonostante il maltempo che ha imperversato nelle prime giornate, si è rivelata un autentico successo con gli organizzatori che non si sono dati per vinti e nella seconda giornata boom di presenze all'evento che non sono rimasti delusi sia per il divertimento che anche per la degustazione di prodotti tipici locali preparati sul posto e non poteva mancare il nostro Saro Gioitta, sempre presente. Beh, è una tradizione ormai, un'uscita all'aria aperta, anche se noi abbiamo avuto da soffrire questi 2 ultimi 3 giorni perché il tempo non era proprio ideale. Però hanno avuto i ragazzi, i giovani di tutti quelli del comitato, hanno avuto il coraggio di spostarla di un giorno e così è uscita oggi una bellissima giornata. E io adesso sto vedendo tantissime famiglie giovani, no? Che sono concorsi da tutte le parti, perché i gonfiabili, i giochi, questo affascinano i bambini. Anche il corpo dei carabinieri con l'unità cinofila è stata, diciamo, seguitissima e per noi tutti interessantissima. Questi momenti di stare insieme sono importanti anche per noi come Chiesa, perché noi abbiamo bisogno di conoscerci, di stare insieme, in modo che poi anche il nostro essere una assemblea liturgica abbia un significato, no? Non è un'assemblea di persone sconosciute. Però devo ancora dire che c'è tanto lavoro dietro, da parte di tutto il comitato San Roberto Bellarmino, sono più di 40 persone, quindi lavorano, diciamo, veramente con entusiasmo e a pieno ritmo. E io quando vedo entusiasmo mi incoraggio e mi rallegro e quindi mi motivo anche per fare ancora qualcosa di più. Tenere tutti raggruppati, questo motivo davanti da parte della parrocchia, in quanto ci sono anziani e giovani che collaborano alla grande per la riuscita delle manifestazioni di questa parrocchia, Don Gregorio. Non è solo una questione di una riuscita o di un successo esterno, perché è facile averlo questo qua, abbiamo adesso una certa esperienza da tantissimi anni, ma lo scopo principale è quello appunto di avvicinarsi, come dice lei, giovani e meno giovani, e quindi creare appunto quell'atmosfera che deve essere, diciamo, la premessa anche per un'atmosfera bella in chiesa, dove tutti siamo il popolo di Dio. E proprio oggi nel Vangelo c'era questa espressione, che io sono venuto perché voi abbiate la gioia e l'abbiate in abbondanza. Quindi è una caratteristica della comunità essere portatrice di gioia. Ed è abbondante anche per quanto riguarda la degustazione di questi prodotti tipici locali nostri, grazie alla collaborazione di tutti quanti. Ci sono le donne che sono bravissime, no? Io li ammiro, perché sono, come dire, organizzatissime, ma soprattutto, ecco, si collaborano insieme e questo ha un valore enorme, più anche della degustazione esteriore, perché i prodotti poi sono di qualità, a questo ci tengono, devo dire, no? E quindi la gente lo sa, è tutta roba fresca e la gente gode di questo momento, diciamo, di convivialità e vedo che rimangono, la gente rimane, non vede qualcosa e poi se ne scappa, ma resta. Non sono tanti prodotti perché non è lo scopo nostro mostrare, come dire, tanti prodotti tipici nostri, no? Non è questo lo scopo. Lo scopo è appunto quello dello stare insieme, del convivere, del unirsi e formare anche esteriormente una comunità, no? No, un gruppetto di questo e di quest'altro. E questo, penso che queste feste ci riescono con questo scopo, un po' di musica, un po' di gastronomia, un po' di giochi, bambini, giovani, piccoli, grandi. Cosa vogliamo di più?
Lei non è geloso dal suo, non diciamo collega, questo monaco che sta divertendo questi ragazzi tutti insieme? Ma ha fatto sempre parte delle feste popolari, diciamo un po' la caricatura, no? Dei monaci penitenziali, che però questo è stato molto bravo, devo dire, perché ha predicato, diciamo, in modo fine e con il proprio interesse, come cercare di scroccare agli altri qualche cosa, no? È bello, appartiene anche a ridere insieme. Con il direttore artistico di questa magnifica giornata, Paolo Sia, cosa ci aspetta questa sera? Allora, diciamo che è un titolo che tu mi dai, grazie, ma non è così, qui è una forza, una squadra, una sinergia. Stasera ci sarà un omaggio a Claudio Baglioni con Assolo, l'artista che salirà sul palco è Gino Celli, un grande interprete di Claudio Baglioni, uno storico tra i più conosciuti nella provincia di Catanzaro e non solo, ci delizierà con la sua musica. Del resto alle mie spalle tutti stanno aspettando la sua performance, a parte la parte culinaria preparata dagli uomini e le donne del Comitato San Roberto Bellarmino. La parrocchia San Roberto Bellarmino si sta superando in queste manifestazioni, un successo ogni anno. Ogni anno ci sono grandissimi progetti che poi vi presenteremo in anteprima proprio a voi di Tele Ionio, perché stiamo studiando la festa dell'incontro che sarà il 4 agosto, ma nella roadmap c'è la festa di San Roberto Bellarmino, saranno i tre giorni 18, 19 e 20 ottobre e lì spereremo ci supereremo, perché stiamo studiando una bellissima soluzione. La Calabria ha bisogno di queste serate per trascorrere serate in convivialità e trasparenza. Abbiamo bisogno di socializzare, abbiamo bisogno di uscire di casa, abbiamo bisogno di lasciare i telefonini, Facebook e quant'altro e di parlare, confrontarci, e questa è la cosa bella. E vedere tutta questa gente accomodata alle mie spalle ci dà veramente orgoglio e piacere. Tutta questa gente è attorniata dalle famiglie, tanti bambini. Sì, le famiglie. Noi abbiamo pensato tantissimo alle famiglie, abbiamo pensato nella prima parte al villaggio dei bambini, quindi i bambini. Insieme ai bambini ci sono i genitori, i nonni, gli zii. Stasera sarà veramente, mi auguro che voi rimaniate, stasera sarà una grandissima festa anche per loro. Buona serata a tutti. Grazie, grazie per seguirci ogni volta, a voi di Tele Ionio, grazie. Grande spettacolo oggi a Davoli Marina, per questo grande spettacolo che hai offerto ai bambini. Ci siamo divertiti, è un personaggio frainteso, siamo un sacco di ragazzi, ci stanno le mascotte, ci stanno... Se mi permette, siamo una squadra fortissimi, siamo. Allora, grazie alla Super Animation e Xenia Spettacoli, siamo qui grazie a loro. Salutiamo, facciamo un ringraziamento alla Xenia, poi ovviamente al comitato che ci ha ospitato qua e poi ovviamente con il nuovo frate inteso. Fate la parola, frainteso. Sì. Infatti preghiamo fratelli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Tanto. Quando tanto, questo posso permettere, potevo farlo. Siamo sempre con ironie, coerenze, differenze e indifferenze con stile. Sempre con stile. Grazie mille, dimmi, c'ho altre domande? Abbiamo visto che i bambini erano attenti a quello che dicevi, tanti giochi per bambini, si sono divertiti. Si sono divertiti, noi lo facciamo apposta per bambini e anche per grandi, pure i grandi ridevano, devo dire la verità. E niente, ci siamo divertiti, bel posto. Ritornerete a Davoli? Credo proprio di sì, vero? Sì, come no, sì, come no. Allora ci vedremo alla prossima. Grazie mille, buona serata, buone cose. Ok, una buona serata. Arrivederci. Con Vincenzo Primerano della missione comunale di Davoli, oggi una grande festa qui a Davoli Marina. Sì, certo, una bellissima festa organizzata da tante persone, c'è un bellissimo comitato a Davoli Marina e fanno cose veramente belle, belle per tutta la popolazione. Una festa da ripetere. Certo, le cose devono andare sempre avanti, mi auguro che ne saranno l'anno prossimo, l'altro anno ancora, come no? Abbiamo visto che ci sono tanti bambini. Eh sì, è la festa loro pure, la festa di primavera per i bambini, ci sono tanti i giochi per loro, quindi si divertono, bambini e grandi. Ciao, siamo Tele Ionio, ciao, vogliamo un mondo di bene a Tele Ionio. Sì, Tele Ionio. Ciao.
Non so.